Ed eccoci qui, cari amici, l'analisi del giorno dopo del derby d'Italia, Inter-Juventus 4-4. La domanda è: ti girano ancora le balle? Sì, mi girano ancora le balle ad Erika, per i gol sbagliati, più che per i gol presi, ormai lì ci ho fatto il callo che quest'anno è così, per i gol sbagliati, troppi gol sbagliati, ragazzi. Poi non capisco perché ogni volta abbiamo due gol di vantaggio e dobbiamo cercare di andare a farne un altro. Vabbè, la mentalità è buona, per carità, il calcio spettacolo da esportare nel mondo, però chi è cresciuto a pane e tattica quotidiana non può negare che dal punto di vista tattico, insomma, sta partita sia stata un disastro un po' per tutte e due. Vabbè, comunque l'analisi del giorno dopo, ognuno dice la sua, ma io ho il difetto sempre, e lo dico pubblicamente, a costo di perdere follower, sapete a me che me ne frega. L'Inter non è per tutti, io non sono per tutti, io le analisi, se posso e quando posso, le faccio con gli addetti ai lavori, che magari ne capiscono molto di più dei tanti poltronisti che una volta le cose le scrivevano sui cessi della stazione, adesso con i social, no, ognuno pensa di essere calciatore, allenatore, portiere. Vabbè, e quindi l'analisi del day after di oggi, dopo Inter-Juventus, è affidata ad un addetto ai lavori che l'ha vista e che vi dirà delle cose, non solo su Inter-Juventus. Ogni tanto mi chiedono, ma a 58 anni suonati tu ti commuovi ancora per cose di Inter? E io che ne ho viste tante, faccio un po' il fenomeno e dico, ma va, ormai non mi commuovo più, figurati. In realtà mento spudoratamente, perché in certe situazioni io mi commuovo ancora per cose di Inter. Mi commuovo, per esempio, quando incontro un grande amico, bam bam, il cileno di Milano, l'1+8, Ivan Zamorano, ed è affidata proprio a lui in esclusiva. Qui si trova dentro questo hotel nel centro di Milano, Ivan Zamorano, è affidata proprio a lui l'analisi del day after dell'Inter in esclusiva per tutti voi. Bam bam, l'1+8, Ivan Zamorano, il cileno di Milano, e mi sono commosso. Il day after Juventus Inter con un ospite di eccezione in esclusiva, Ivan Zamorano. È dello stadio? Sì. E non eri solo? Lui chi è? Ivan Zamorano Junior. Ma gioca? Sì, gioca a Madrid. Punta? Punta, noi. Uno più otto. Anche lui. Che grande. Senti, sono tutti arrabbiati gli interisti. Ti sei arrabbiato anche te? Mi sono arrabbiato perché mi sembra che è una partita che possiamo vincere. E allora, dopo il 4-4, peccato che il pareggio non è stato così giusto, no? Mi sembra che l'Inter è stato superiore alla Juve. E una squadra che non aveva ricevuto gol, quando tu le metti 4 gol, tu pensi... dobbiamo vincere sì o sì, però peccato perché la squadra ha fatto un grandissimo sforzo, ha fatto una bella partita e niente, abbiamo ricevuto questi due gol all'ultimo minuto che non è stato, diciamo, il tifoso e tutti noi non abbiamo stato troppo contenti. Ma tu hai capito perché, me lo devi spiegare tu che hai vinto tanto, ma perché a rivincere è sempre più difficile di vincere? Perché sei all'Inter. No, ma è solo un fatto di Inter. Mi sembra che dobbiamo soffrire, no? Tantissimo per poter vincere. Mi sembra che un po' di concentrazione anche, no? Perché il terzo gol è un contrapiedi. Un contrapiedi quando tu stai vincendo 4-2, tu dobbiamo essere molto più intelligenti, no? Però alla fine mi sembra che tanti giocatori hanno fatto un grandissimo sforzo. Anche la connessione della squadra con il tifoso è stato bellissimo, l'atmosfera nello stadio è stata bellissima, comunque meritavamo tantissimo di vincere questi tre punti. L'Inter può vincere lo scudetto comunque? L'Inter posso vincere lo scudetto, posso vincere la Champions, la Coppa Italia, è una squadra che ha una plantiglia bellissima, ha due calciatori per posto. Però dobbiamo mettere meglio in difesa, dobbiamo sostenere un po' più la partita, no? Perché quando vai del mezzocampo avanti non c'è nessun problema, la squadra fa gol sempre,
però dobbiamo sistemare un po' in difesa. Però Ivan, sta Champions è un trappolone, perché io voglio dire una cosa, infatti in Champions non hai ancora preso gol, è una delle cinque squadre che non hanno preso gol, l'Inter, l'Atalanta, il City, l'Arsenal e l'Aston Villa. Non è che mentalmente questi sono più indirizzati sulla Champions, che poi non la vinci perché trovi sempre in fondo il top club inglese e trascuri il campionato? Dobbiamo demandare quell'obiettivo a Inzaghi, no? Mi sembra che oggi la società, come oggettivo generale, c'è la Champions, no? La Champions che 2 anni fa meritavamo di vincerla anche, no? E per quello forse il campionato sì è importante, la Coppa Italia sì è importante, perché quando sei all'Inter devi vincere tutto, però mi sembra che l'obiettivo principale di quest'anno è vincere la Champions. Ho capito, ma se ci smena il campionato, Ivan, a me non mi va bene però. Però la Champions, però con un occhio nel campionato, non c'è, hai capito, non c'è nessun problema, siamo in secondo, siamo a 3 punti del Napoli, non è che siamo così lontano. Grande vantaggio non fare le coppe europee per Conte. Come? No, dico un grande vantaggio non fare le coppe europee per Conte, perché riposano sì, sempre di sì, più. Sì, Conte ha sicuramente un plus speciale per il Napoli, per la sua squadra, che non fa la stanchezza del campionato europeo, no? della Coppa Europea. Entonces loro la mente solo nel campionato italiano, per quello sì, Conte sicuramente sarà di giocatore più bene fisicamente. Comunque, la cosa che ti è piaciuta di più alla fine? Ieri? Della partita di ieri, ma comunque in generale dell'Inter, perché questa cosa che fanno tanti gol è vera, però ne prendono anche troppi. Primo Mkhitaryan, sì, eh. Credo che la progressione come calciatore in cui è arrivato all'Inter mi sembra fantastica. Dopo la coppia Lautaro-Turan, che mi sembra che ogni volta hanno giocato insieme, mi sembra tutta la vita, e quello mi piace tantissimo vederlo insieme. Dopo mi è piaciuto anche, non lo so se Zielinski, è difficile l'adattazione di una squadra così grande come Inter, però mi sembra che anche lui si è adattato perfettamente a queste Inter, no? E la connessione che per esempio ha avuto ieri Lautaro con lui, perché Lautaro, essendo attaccante, capocannoniere, goleador, gli ha dato 2 rigori a lui. Mi pare sia fantastico, questo mi è piaciuto tantissimo. E dopo l'atmosfera ieri del tifoso interista, l'ho sentito, mio figlio l'ha sentito molto vicino, lui ha sentito come... Perché lui è dell'Inter, no? Sì, no. Sì, Real Madrid, Inter, sicuro. Però le è piaciuto tantissimo quell'atmosfera che aveva ieri con questi classici. Quindi l'Inter, secondo te, può comunque rivincere il campionato con molta più fatica rispetto all'anno scorso, ma ce la può fare. Sì, però... Ma le rivali, cioè la Juve, per esempio, che hai visto ieri, certo aveva anche delle assenze, eccetera, o il Napoli di Conte, secondo te alla fine sarà una corsa a 3 alla lunga? No, però anche il Milan posso... Milan è un po' dietro. Sì, però anche loro hanno una plantiglia, sì, sicuramente hanno un comportamento non 100% adesso, è una difficoltà, però loro hanno una plantiglia anche bravissima. Però la Juve e il Napoli, mi sembra che sono 2 squadre. Conte ha messo la sua identità in queste Napoli che difende bene. La Juve, salvo ieri con l'Inter, però anche una squadra che aveva ricevuto solo un gol in campionato. Per quello mi sembra che sono squadre che fanno tutta la dimensione o tutta la solvenza, la parte difensiva, e questo è importante. Sarà molto difficile vincere lo scudetto. Vabbè, comunque dai un consiglio, visto adesso non dai mai consigli, ma tu sei stato un grande giocatore che faceva anche sacrificio, ce lo ricordiamo, te li ricordi i sacrifici che facevi per la squadra o no? Sì. Allora, come possono, perché devono sempre cercare di andare a fare il quarto, il quinto gol? Si possono anche gestire le partite, no? Sì, però la mentalità,
è la mentalità che ha questa Inter, no? E tu sei quando ti mettono tre deve mettere o quattro, quando mette cinque deve mettere o sei. Sì, però poi fanno gli dopo, altri, oh. Sì, dopo dobbiamo essere, dobbiamo gestire più in qualcuna occasione della partita. Per esempio ieri dopo il 4-2 dobbiamo avere gestito molto meglio la partita, però è così, siamo l'Inter, siamo sempre, siamo abituati e nel ultimo tempo andare sempre avanti, vincere. Sì, io avevo capito che non si soffriva più. Sì, anche, anche ieri se abbiamo forse un cambio in meno, forse vincevamo una partita, però niente che reprociare. Vabbè, Ivan, io voglio che tu adesso chiuda questa nostra chiacchierata con tu lo sai fare benissimo. Cosa vuoi dire ai tifosi dell'Inter? Come ti accolgono ogni volta che vieni qui? Raccontami. Mai, mai, mai pagato con tutto il cuore che ho, mai pagato con l'affetto della, del tifoso interista. Vabbè. Ogni volta, posso dire lo stesso, ogni volta che vengo qua a Milano mi sembra che non sono andato mai via. Che bella. E quello che mio figlio, che mi ha accompagnato adesso, lui sente lo stesso affetto della gente, del... De lo che ha significato il giocatore, il uomo, l'uno più otto, è veramente bellissimo. Semplicemente grazie e ringrazio a tutti di Forza Inter sempre. Grande. Oh, tu lo sai, lo dico a lui, tu lo sai che la maglia 1 più 8 è ancora tra le più vendute, cioè, lo sai. Sei contento che la vendono? Sono contento. Sta maglia la vendono sempre. Sempre, Forza Inter. Grande Ivan.